Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in un nuovo video. Come potete vedere siamo nella serie di Farming Simulator e siamo in multiplayer. Ecco qui abbiamo il nostro amico che sta scorrazzando liberamente per il cortile. Finalmente prima prova vera e propria in multiplayer. C'è stato un casino madornale per le mod perché metà andavano, poi io le avevo rimodificate, insomma un casino, ne ho dovute passare più di metà. Comunque adesso siamo qui. Come potete vedere abbiamo due bei campi di mais da star lì dietro a farsi lato. Density mod di Claude funziona, scaricata ben 2 volte, dopo ha deciso di andare finalmente. Bene, allora il nostro amico qui comincerà a farsi lato, mentre noi andremo avanti con la storia dell'alimentazione delle mucche. Che praticamente c'era il problema con l'imballatrice che non andava, c'erano appunto questi problemi e appunto vediamo di risolverli. Adesso lui comincia e niente, poi noi andiamo avanti. Aspetta che gli scrivo intanto che poi l'altro campo fai silato. Bene. Noi andiamo avanti, ecco qui con l'alimentazione delle mucche. Allora, dobbiamo assolutamente vendere. Dov'è finita la nostra imballatrice? C'è l'imballatrice della John Deere, assolutamente da vendere perché non fa le balle giuste come le deve fare. Ho scaricato un'altra imballatrice che poi vedrete, vi farò vedere. Intanto vado in cerca dell'imballatrice. Dov'è che l'ho lasciata l'ultima volta? Innanzitutto mi scuso un po' per il ritardo, ma ci sono stati problemi, poi avevo problemi di connessione, poi sono via. Comunque godetevi benissimo questa puntata in multiplayer, poi ci saranno puntate più organizzate con più gente, diciamo, in multiplayer, ecco. È uscito il pack 27 e devo dire che ha fatto anche un po' di casino perché ci sono state due mod che ha praticamente un amico mi ha passato da un sito. Queste mod erano, lui non sapeva, erano state tra virgolette rubate, eccetera. Comunque ho subito cancellato il link e tolto le due mod per rispettare appunto chi ha fatto queste mod, che comunque aveva detto che non erano ancora pubbliche. E mi scuso veramente perché rispetto ai modder so cosa è successo con Ago e le sue mod e anche non mi fa piacere sentire queste cose e è stato un errore che appunto non l'ho fatto per niente apposta, ecco. Bene, adesso andiamo a vendere questa imballatrice, poi vi faccio vedere che imballatrice ho, la nuova imballatrice che ho scaricato, che ci sta perfettamente con il nostro 180-90, proprio ci cade a pennello. E poi cominciamo appunto a fare le balle, quelle fatte bene, le altre vabbè le vendiamo e poi finalmente facciamo la razione mista. Intanto il nostro amico sta andando avanti a trebbiare, dopo casomai gli daremo anche una mano. Bene, allora eccoci qui, trovate il carro qui perché questo carro non era per il multiplayer, l'ho modificato appunto per il multi, visto che scusate, ho visto che appunto in multi era messo false, io ho messo true perché ovviamente la serie mi serve. Adesso vediamo se riusciamo a fare diciamo retromarcia con le imballatrici. Intanto il nostro amico ci ha salutati. Ok, benissimo. Poi casomai gli verrà preso anche qualcun altro, adesso non per forza starà sempre lui, insomma chi c'è disponibile, magari quando ho bisogno, siamo pronti. Bene, andiamo tra le mod, le poche che ci sono, trattori no, mi servono le imballatrici. Guarda che poche mod, non sono abituato a vedere così poche mod. E tecnica di imballatura perché non c'è, eccola qua, la nostra Fiat Agri 5850 scaricabile da un sito che non mi ricordo. Adesso noi la prendiamo, la portiamo dove la dobbiamo portare, poi ci portiamo anche il carro, ci prepariamo e poi iniziamo a fare un po' di razione mista e casomai diamo una mano al nostro amico. Bene, arrivati anche con appunto il nostro carro che ho dovuto ricomprare, tanto era 0 euro, c'è stato un po'
così di scombussolamento. Ho messo qui l'imballatrice, che tanto tra poco dovrà essere usata, carro compreso, quindi lo lascio fuori, non lo parcheggio neanche. Volevo andare praticamente dove ci sono tutte le balle, le vecchie balle, a prendere, diciamo, l'ex fieno, che lo vede come paglia perché è colpa dell'imballatrice. Non voglio far missioni, eccole qua. In teoria, allora, questa è paglia, questi sono il fieno che mi leva come paglia, quindi vabbè, io direi di tenerle, che tanto poi ci serviranno sempre per le mucche, ecco. Adesso dopo, cioè adesso dopo, nel senso che tra poco andrò ad aiutare l'altro a fare un po', devo aiutare l'altro che deve fare un po' di stilato. Mi ripeto, abbiamo density mode, quindi ne faremo anche tanto. Allora intanto prendo un po' di paglia, comincio già a fare un po' di razioni miste, così intanto vi faccio. Aspetta che tolgo questo qua, che tanto non ci serve, serviva prima. Comunque ragazzi, non preoccupatevi, ripeto, farò un video dove appunto dirò tutte le cose del multiplayer, anche perché devo ancora selezionare le mod, anche perché poi la mappa che useremo sarà una mappa che deve piacere un po' a tutti, deve essere obbligatoriamente multifruit, poi se magari anche i maiali, meglio. Allora, una balotta di paglia, una balotta di fieno che non ce l'abbiamo. Intanto noi ci fermiamo qua e poi andiamo a tagliare l'erba e a far su un po' di fieno anche con la nuova imballatrice. Bene, adesso direi di fare qualcosa insieme. Terminiamo di trebbiare questo campo. Intanto lui mi seguirà col carro. Adesso sto aspettando finisca qui. Teniamo aperto il tubo. È più bello giocare in multiplayer, no ragazzi? Anche perché così ci si dà una mano l'un l'altro ed è più bello, e poi si fa anche prima. Fatto così perché visto che tra poco comunque deve iniziare anche la serie multiplayer, che sarà a settembre, appunto ci sarà anche bisogno di terminare anche questa, perché non inizio una serie mentre ne sto facendo un'altra. Io finisco una e poi inizio anche un'altra. Su Brawl stai sotto, è un po' difficile star sotto la trebbia, cioè anche perché il braccio ce l'ha un po' lungo. In due non lagga, il gioco va molto bene. Non sta scaricando, lagga un pochino adesso, è perché siamo in due vicini. Carico un po', visto che non è riuscito a starmi dietro prima. Ecco, dovrebbe stare un po' più fuori, anche perché non è semplicissimo, può avere le misure, se magari dopo lagga un po', perché comunque la connessione è quella che è, siamo un po'. Ecco, così così. Adesso sto un po' capendo anche come usare le slimiter, molto utile. Comunque ragazzi, troverete tutto nel pacchetto che rifaccio, praticamente ne ho fatto uno che ci sono la maggior parte delle mod, però tante devono essere diciamo un po' così ritoccate, eccetera eccetera. Bene, adesso qui ci giriamo. Direi di chiudere il tubo e vedo di schivo.
via così, ultima righetta di questo campo che poi guarda come va, 180-90, una bestia nafta power proprio. E niente, adesso andiamo avanti così, poi sto aspettando che cresca l'erba per tagliarla, così poi facciamo la razione mista come si deve, che bello dentro la trebbia. E avanti così, ecco voi finalmente la 33esima puntata, e su, ditemi voi quanto l'avete aspettata, 5 giorni, 5 giorni per una serie. Lo so ragazzi, scusate, ma sono stato un po' impegnato e tra, penso domani o dopodomani vado via ancora per ultimare delle cose, devo sistemare delle cose, quindi via così. Adesso si scarica e poi cominciamo con il silato. Allora lui intanto va a scaricare, noi riportiamo a casa la trebbia, non si è neanche sporcata tantissimo, e si comincia con il silato, quindi prendiamo la nostra Crown 1100, il carro teniamo quello e poi appunto si andrà a scaricare al biogas ecco qua, finalmente spenta, prendiamo la nostra Crown e via. Dov'è? Lui sta ancora scaricando. Bene ragazzi, io direi che si parte. Sentite la nostra bellissima Crown. Lo prende il carro. Che se no butto via il lato, niente, stammi di lato. Bene, dai, via che si parte. Piccoli inconvenienti del multiplayer ragazzi, sono anche le un po' le prime volte. Guardate che bella inquadratura. Sta proprio bene un stampo, proprio una bella immagine. Così poi sono inquadrature veramente fatte bene. Non so ragazzi se avete visto il vincitore del contest, spero lo abbiate visto. E niente, che dirvi, scrivete un bel commento su cosa avete fatto quest'estate, com'è andata, come sta andando adesso, anche periodo di trinciatura, non so se quasi ormai sarei anche finito, quindi ditemi un po' se la vostra azienda cosa avete fatto, raccontatemi qualcosa, dai su che sono curioso di quello che fate, anche perché è passato molto tempo. Ebbene, adesso noi andiamo avanti così per un bel po', poi riprenderò il video più tardi per non annoiarvi, visto che canzoni per adesso non ne metto, anche perché devo trovarne ancora qualcuna che non sia che non violi copyright e che sia decente. Bene ragazzi, ora il carro è già pieno, stiamo andando al biogas, lo sto accompagnando perché non si ricorda dov'è, si vede che gioca in un'altra mappa, non gliel'ho chiesto, ma comunque così anche un po' per fare un po' di strada. Scarichiamo il primo carro, abbiamo fatto un'andata e neanche metà ritorno, e diciamo che il carro è già pieno, quindi density mode di Claude veramente funziona alla grande, veramente grazie Claude proprio per questa mod che serve tantissimo. Eccoci qui all'impianto diciamo di biogas, abbiamo anche delle balle che vabbè scaricherò in futuro giusto per far un po' di soldi. Va dentro, adesso lui scaricherà in qualsiasi vasca, adesso io riposiziono diciamo il caterpillar qui, che poi ci servirà per riempire la vasca, ecco. Bene, adesso scarica nelle vasche.
Scarica. Dai, dai, vai avanti. No, la montagna è insilata. Su, meglio spianarla subito con il coso qua, perché... Eh sì, ciao. Siamo incidenti qua. Che vediamo a quanto stiamo compattando. No, già al 7%. Vabbè, dai, prossime volte entreremo da un'altra parte. Adesso guarda, si sta già rimodellando. Aspetta, ma si può prendere con la pala? No, se no prendevo un po' con la pala e lo spostavo. Ragazzi, così è l'unico modo per stirare il tutto, così viene fuori anche bello, fatto bene, appunto sembra reale. Ci vorrebbe una pala che in teoria ho, però non ce l'ho adesso inserita tra le moto, se no prima, diciamo, ci voleva troppo tempo. Adesso vado avanti così, poi riprendiamo con il nostro silato. Bene ragazzi, adesso il nostro amico è andato a prendere un altro carro giallo, visto, così poi andiamo in due al biogas a portare giù le cose. Qui faccio giusto un po' di rifornimento. Adesso vado a prendere, diciamo, il carro quello pieno, lo aggancio, lo tengo lì, così poi siamo già pronti a portarlo lì. Questa sì, è appunto la prima puntata della serie in multiplayer, ma la numero 33 della serie che stiamo diciamo che state seguendo, visto che ha avuto fino adesso un ottimo successo, cosa che mi fa molto ma molto piacere, e continuerà avanti così anche perché mancano ancora le patate. Poi prossime volte casomai mi organizzo meglio anche io con le mod, così abbiamo magari 2-3 persone, in modo da andare avanti ancora più velocemente. Ovviamente voglio gente seria che lavori bene, non che faccia cavolate, perché il primo che vedo che comincia a fare cavolate, diciamo, lo tra virgolette sbatto fuori. Bene, lui intanto ha tagliato le strade, io riaccendo sta bestia di crona e si riparte. Vedete come la density funziona alla grande. Dai, dai, vieni, vieni, dai, e via manetta. Vediamo dall'interno della cabina. Scusate ragazzi, non ho abbassato la barra. Ok, ora si può partire. Con la barra alta mi sa che non si fa mia tanto. Bene, avanti così. E ci vediamo dopo per scaricare con tutte e due le cose, e poi prossima puntata faremo anche silato, venderemo silato, faremo tanto biogas, compreremo il macchinario per le patate, semineremo patate, faremo altre cose, e se siamo in più persone si può fare appunto anche di più. Ebbene ragazzi, via tutti e due al biogas per scaricare. Se ne sta venendo fuori veramente tanto, fatto un altro ritorno, è già pieno, mi piace tantissimo sta roba. Dovremmo appunto avere magari un bel carro a tre assi con il camion, però dopo vengono troppe mode, dopo il gioco comincia magari a laggare, visto che la connessione non è per niente buona. Io faccio ancora strade diverse, vediamo se mi segue. O che non gioca molto a sta mappa. Dov'è finito?
Ah, dietro di me. Comunque ragazzi, avete chi crea la partita dei comandi, per esempio se preme la U trova tutti i comandi anche per i giocatori, se qualcuno fa il furbetto che vuole comunque mandarlo fuori, regolare le cose, permettere ai giocatori di avere un proprio conto, eccetera eccetera, come avere appunto operai veri. Adesso la sbarra si apre in tempo, sì. Adesso vediamo di scaricare bene, senza fare troppe montagne. Mamma mia, Sempre qui, certo, finché non è piena fino all'orlo, anche perché ne verrà fuori tanto. Il carro. Dai, su. Vai. Sì, ben così, ben così. Poi intanto noi prepariamoci, così lo impacchiamo già un po' con questo, visto che per adesso abbiamo questo. Ehi! Disgrazia! Guarda che roba! Sarebbe bello avere appunto entrambi il microfono, così si fa presto anche a parlarsi e tutto quanto. Solo 30%, ah no, compatta livello 100%. Wow. La vasca è solo al 30%. Adesso è bella, intanto abbiamo l'uomo che cammina in mezzo insilato, giusto per riempirsi un po' le tasche. Bene, adesso via subito a casa. A tutta manette che ricominciamo appunto col insilato. Ecco, se ci fosse adesso la terza persona si andrebbe molto meglio, una sta alla trincia e i due carri vanno e vengono, quindi sarebbe il top. Ovviamente questa volta ne ho solo una, anche perché l'organizzazione, vi ho detto prima, ci ho messo 10 minuti solo con le mod, e figurarsi avere un'altra persona da passare tutte le cose. Bene, vedete che già con due carri, uno adesso è subito pieno, adesso va a cambiarlo e porta qui l'altro, così si fa anche prima, e poi in due andiamo a portare giù le cose. Questo è molto meglio, si fa prima, intanto qui noi abbiamo sempre la nostra bellissima trince, che devo dire che ha un'inquadratura un po' troppo alta, serve un po' da abbassare perché vedete non si vede bene. Dai che è qui e si ricomincia, manca ancora una buona parte di campo. Bene ragazzi, eccoci qui per un altro scaricamento. Intanto il nostro amico Cilazzo ha fatto una super capriola triplo salto mortale col trattore. È che tanto ormai la vasca non si alza più di tanto. Vediamo quanto siamo. E via, qua ho finito. Poi c'è già il compattamento all'80%, quindi dopo si va bene. Dai, vai. Guarda come che scarica, intanto io passo così si compatta. No, compattamento 99%, non so se sia il Fiat lì che ha un'ottima capacità. 50% di intanto abbiamo il 50%, ritorniamo a farci lato, penso abbiamo ancora altri due viaggi da fare e poi io direi che anche per questa serie è finita, anche perché altrimenti viene troppo lungo, tanto il nostro amico si è perso. E devo dire che il multiplayer ci va veramente bene, finalmente dopo tantissimo tempo un video ufficiale multiplayer di FMarco 95. E via così, dove si è incastrato, ah, si è incastrato sulla barra, benissimo.
prossimo video penso sia un nuovo pack, il pack numero 28. Sono un po' di aratri d'epoca, spero che non creino problemi o siano di qualche persona o qualcuno che ce li ha privati. Ovviamente mi sono sempre state passate anche da un'altra persona e via così si va avanti sempre. Bene ragazzi, ultima fila, dopo abbiamo finito questa, poi andiamo a scaricare gli ultimi due carri, facciamo fermentare la vasca e poi per questa serie abbiamo finito, così avete visto anche per l'ennesima volta come si fa silato. Io ovviamente lo so già, chi non lo sapeva adesso lo sa guardando appunto il 33° video. Intanto c'è un nostro amico che suona. Bene, anche qua finito, io direi di spegnere la trince, ripiegare la barra, tubo compreso. Ecco qui la nostra bellissima barra ripiegata. Sta crono devo dire funziona molto bene, ce n'è anche una che ha il mouse control, nel senso che praticamente si pilota il tubo con il coso del mouse, con i tasti del mouse. Adesso prendiamo, andiamo a scaricare questo e poi direi che anche per oggi abbiamo finito, anche perché ragazzi ho altro da fare, preparare altri pack, altri mod, far andare avanti con la mappa che è veramente abbastanza difficile. Anzi, vi chiedo se qualcuno sa far bene le mappe, chissà, tra virgolette, ultimare le mappe, nel senso completare le ultime cosette, sistemare i punti di vendita e quelle cose là, mi farebbe un enorme favore. Poi lo ringrazierei a livello anche pubblico del canale, nel senso se ha un suo canale potrei anche fargli un po' di pubblicità, ecco. E via con l'ultimo scaricamento. Ok, finito, vasca al 66%, bisogna finire di compattare, poi possiamo anche richiuderla. Tanto giusto per così la prossima volta facciamo qualcos'altro. Bene, adesso la compattiamo, la finiamo di compattare. E tanto il nostro amico è non sali, anche se sali torni indietro, le mode non ti portano avanti. Bene, 100%. Adesso possiamo chiuderla e farla fermentare, così la prossima volta abbiamo già di che fare. Fermentazione 0%, bene, si comincia. Il nostro amico è restato chiuso nella vasca. Bene, io direi che anche per questo è tutto. Da Marco95 è tutto, da Cilimazzo, che adesso tra un attimo forse vi saluta se trova i tasti della tastiera, se no vi saluta, insomma, cioè, ecco, ciao ragazzi, alla prossima. E bene, ciao a tutti, alla prossima, ciao ciao.